l'abbiamo sentita più volte rimarcare questo concetto. Fare sistema fra operatori, gestore di rete, insomma, sembra che il messaggio sia passato chiaro. Sì, sono anche contenta che sia passato chiaro, perché evidentemente è qualcosa a cui crediamo un po' tutti. Questo settore, questo business è un settore in questo momento che sta attraversando un momento difficile per vari motivi e che però ha in prospettiva delle sfide molto importanti e veramente di salita del business e quindi di quello che ci si aspetta nel nostro paese e dico in Europa. E quindi fare sistema è il modo, a mio avviso, vincente per poter appunto affrontare il momento, ma soprattutto per traguardare al futuro. Fare sistema significa costruire insieme quella che è la catena del valore della logistica e fare in modo che questa catena del valore della logistica crei valore per tutti. Sappiamo molto bene che la catena della logistica deve traguardare ad una sostenibilità che è una sostenibilità ambientale, economica e sociale. Quindi la sostenibilità ambientale è qualcosa che abbiamo ben chiaro e abbiamo messo tutti i paletti per poter renderla veramente reale. La sostenibilità economica in questo momento ha bisogno di una serie di fattori abilitanti importanti che appunto ci deve vedere operare in termini sistemici. E la sostenibilità sociale è altrettanto importante, perché con la logistica muoviamo l'economia dei territori e quindi l'economia del paese, e su questo, a mio avviso, è questa la sfida più importante ed è il motore vero che rilancerà la logistica nei prossimi anni, quando con il PNRR verranno rilasciate delle infrastrutture veramente funzionali alla logistica e quindi al trasporto delle merci su ferro. Nel suo intervento ha menzionato anche l'esempio virtuoso con TX Logistics in Germania, quindi insomma ha portato anche un caso concreto appunto di buone pratiche. Sì, siamo particolarmente orgogliosi come Polo della Logistica, perché noi proprio nel 2023 abbiamo portato a termine due grandissime operazioni. La prima è quella di aver acquisito il 25% della gestione del terminal di Duisburg, che è particolarmente importante proprio per la gestione della logistica nel nord Europa. E la seconda cosa importante è aver acquisito Exploris, e quindi unita a TX Logistics noi riusciamo a creare appunto trasporto delle merci, a creare logistica nel cuore dell'Europa. Quindi due grandi risultati del 2023 di cui siamo particolarmente orgogliosi e che vedranno sicuramente dei frutti importanti. È molto, molto interessante, ricca di spunti di riflessione. Diciamo che noi queste riflessioni le facciamo spesso tutti i giorni.